13 e 14 febbraio 1998 Fabrizio De André sale sul palco per l'ultima volta. È il concerto del Brancaccio con i Mille Anni Ancora, il gruppo capitanato da Giorgio Cordini, che lo ha accompagnato a lungo nei tour di tutta Italia. A distanza di 14 anni Corte Franca rivive quel concerto, stesse atmosfere, stessa scaletta, stessi musicisti. Giorgio Cordini alla chitarra, Ella De Bandini alla batteria, Mario Arcari ai fiati. C'erano più di 400 persone che hanno applaudito questo concerto e fra l'altro con un entusiasmo incredibile, cioè cantava le canzoni, ho visto gente ballare, cioè, in piedi a ballare, cioè cose che in effetti è un po' difficile avere in un concerto di Fabrizio De André, dove vengono ripetuti i pezzi di Fabrizio De André. Una serata di rara intensità all'Auditorium Unità d'Italia di Corte Franca, a cui hanno preso parte 500 spettatori. Cordini, con l'inseparabile chitarra e il buzuki, canta con sentita emozione alcuni brani storici di Faber, con lui anche Alessandro Adami alla voce, Eros Cristiani, Enrico Mantovani, Stefano Zeni, Giuseppe Rotondi, Andrea Gipponi e Maria Alberti. Io mi sono messo una camicia che non mettevo da 13 anni, che era la camicia con cui io compaio in quel concerto del Brancaccio che gira da tanti anni su DVD, che era uscito 2 o 3 anni dopo la morte di Fabrizio. E l'ho trovata per caso nell'armadio qualche giorno fa e ho detto questa sera la metto. Convinto che non mi andasse più bene. 2 ore di concerto tra tanti applausi scroscianti e diversi bis, aperto dai brani in dialetto genovese e poi grandi successi, Dolce Nera, Bocca di Rosa, Creuza de Ma, Anime Salve.